Dobbiamo disattivare i controlli. Suona anche abbastanza bene, dai, pensavo. Cazzo, la voglio! Mi sa che la macchina ti è piaciuta, eh? Tanto, vabbè. Qua belli, come state? Benvenuti su Officina del Pilota, bentornati. Sono tutto vestito di giallo, con una macchina gialla in mezzo al nulla. Ma che vogliamo di più? Oggi siamo con lei, la bellissima, guardate che bella, Suzuki Swift Sport. E siamo qui in Abruzzo per presentarvela, per vedere come va. E credetemi, va bene, va forte. Dai, non perdiamo tempo, su, entriamo e proviamola. Swift Sport 1400 Turbo Boost Jet con accoppiata il sistema ibrido. Ci piace, non ci piace? Sicuramente è una novità sul canale, perché questo è il primo... È la prima macchina ibrida che è sul canale. Suzuki, come tutte le case automobilistiche che vogliono esportare in Europa, devono adeguarsi, quindi è ovvio che questa cosa non piace. Peso in più, cavalli in meno, a noi appassionati ci fa storcere un po' il naso, però questo è. Preferiamo solo auto elettriche oppure preferiamo proprio che non ci siano più auto? Meglio di no. E per quanto comunque posso accettare questo compromesso, un altro compromesso che non posso accettare è la latenza del pedale dell'acceleratore. Essendo elettronico, esattamente come il volante, qui non credo sia idroguida, ma il volante è ottimo, nel senso, lo sterzo è fantastico, segue la strada, è molto preciso, diretto, mi piace. Ecco, il pedale, no, mamma mia, sta curva, quanto la odio! Vedete? È molto esuberante, però tra che la centralina sente che il pedale sta giù e quando ti dà coppia, oh, passa, passa tempo. Questa è una bella salita, una bella strada, e la macchina va. Sotto i 4000 giri c'è il modulo ibrido che spinge e si sente. Entra poco prima della turbina, dopo vi parlo anche del motore, e spinge. Dopo un po' entra la turbina, molto piccola infatti, dopo i 4.000-4.500 giri sembra che muore, ok? Quindi è una turbina molto... Ad esempio su quella curva non mi è piaciuta, ma probabilmente ho sbagliato io l'ingresso, perché su queste qui, signori miei, il differenziale autobloccante fa un lavoro fantastico. Il motore riprende, se non ci fosse questa latenza sarebbe perfetto, però a me piace fare lo stronzo, signori. Mi piace tagliare, mi piace dare gas e sentire bella questa, e sentire questo differenziale come lavora. Quello mi piace. E il differenziale autobloccante? Già. Di che marca sarà? CTC Performance, ovviamente. Un differenziale, signori, che vi fa godere. E secondo me è anche obbligatorio montarlo su questa macchina, perché le ruote sgommano, e secondo me un'auto così, senza differenziale... No, 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 no. Può questa macchina essere paragonata a una 500 Abarth? Sì, perché entrambe sono 1400. È vero che la 500 ancora non ha il modulo ibrido, però questa, avendo il modulo ibrido, è una macchina che pesa poco più di 1000 kg e ha 129 cavalli. Un po' pochi, un po' tanti, non lo so come va originale, perché questa macchina non è originale. E se uno è un pochino furbo e vuole spendere poco grazie agli incentivi statali per una macchina nuova, turbo, sportiva e a mio avviso anche molto bella, questa potrebbe essere l'auto che fa per voi. Il motore Booster Jet è un motore che non ha collettori di scarico, è iniezione diretta, ma l'iniettore non è sopra come siamo abituati a vedere, ma è proprio sotto le valvole per massimizzare tutto. Cioè questo motore è stato concepito per essere veramente pagato nei consumi e per farvi divertire. La turbina è attaccata con una flangia al motore, non ha collettori di scarico. Cioè tutte queste piccolezze, che poi piccolezze non sono, rendono la Swift Sport una macchina pazzesca. Io sinceramente, quando Matteo mi ha proposto quest'auto,
non ho detto di no, però ci ho pensato, perché l'ibrido, tutte queste cose, diciamo che avrei preferito forse una Swift Sport classica con 140 cavalli, e invece mi devo ricredere, quella l'ho provata ed è il contrario di questa, ok? Cioè, almeno, wow, sull'erogazione è il contrario. Quella tira alta, magari come i T-Jet Abarth, questa è tutto basso, ma su una strada così ve lo godete. Avete visto prima che è successo? Guarda, andate a frenare, il culo si scompone. È vero che la strada è molto viscida, sta per nevicare, però cavolo, come andate a frenare? E è vero, la dovete scomporre voi, eh? Però vi ci potete tanto divertire con un culetto così. Boh, probabilmente queste auto sono concepite davvero per essere guidate da tutti senza tanto manico, perché veramente questa, ragazzi, vi salva, eh? Fate così con una bara con le ruote o qualche auto che magari non è proprio famosissima per il telaio, vedete che fine che fate. Questa invece vi corregge molto, e sto facendo anche un po' lo stupidino per provare effettivamente la bontà di questo telaio, ma cavolo, è un bel telaio, davvero un bel telaio. E visto che ora siamo in discesa, anche i freni vanno. Allora, quest'auto ha i freni originali, che sono 4 dischi ovviamente, ma il proprietario gli ha cambiato i tubi, gli ha messo i tubi in treccia e l'olio specifico per i tubi in treccia. Ma quanto è divertente, a parte che non si surriscaldano, perché stiamo facendo una discesa abbastanza veloce e non si surriscaldano, la pinzata è sempre perfetta. Forse in pista magari ci potrebbe essere un surriscaldamento, non lo so, però per essere freni originali sicuramente sono ottimi, secondo me anche meglio di quelli Fiat della 500 che non monta i 4 pompanti. La strada la tiene in maniera eccelsa, eccellente, grazie anche a queste coilover, che sarebbe un assetto della BC Club Sport. Io quando sento coilover penso subito a un assetto rigido, prendi una curva, ti spacca la schiena e tanti saluti. Qui no, guidando la macchina sentiamo che è una bomba. In secondo luogo ci sono loro, i sedili. E cavolo se sono comodi, cavolo se sono comodi. Il volante è bello, si impugna bene, molto ergonomico. Sì, magari il cambio ha le leve un pochino lunghe, nulla che non si possa risolvere con uno short shifter, o comunque anche se lo lasciate stare così non dà problemi. Ragazzi, io sto godendo. È vero, non ha chissà quanti cavalli, benché il proprietario ci ha messo le mani, eppure bene, perché a parte l'assetto di cui abbiamo parlato, che è semplicemente perfetto, quest'auto è mappata, è catalizzata, infatti come potete vedere c'è la spia del catalizzatore, va bene, e ha lo scarico diretto silenziato e anche l'aspirazione, e tutti questi componenti, tranne lo scat, sono della CTC Performance. Ottimo, un plauso al proprietario, perché non ha fatto un minestrone, una macedonia di tutti i componenti. Ha semplicemente l'assetto di una marca e tutto il resto dell'altra marca. Quindi ottimo, bravo, mi piacciono queste cose. Mamma mia. Mamma mia, i freni, li amo. Sono innamorato di questi freni. Di questo telaio, di questo motore. Signori, vedete che provare un'auto è tutto il contrario rispetto a leggere sulla carta, su queste cose? Non vi affidate ai dati tecnici, provatele le auto. Ora la domanda è lecita: perché non se ne vede una? Che cosa è andato sbagliato? Non lo so. Abarth ha un marketing pazzesco e una fanbase incredibile, Suzuki molto meno, però signori, questa macchina mi piace, ma tanto mi piace. Ha un modo di erogare la potenza, un modo di tenere la strada. Oh, secondo me questo telaio è meglio di quello della 500, eh? Ora, non arrabbiatevi a Bartisti, ma se l'avete provata lo sapete e non mi potete dare torto. Questa ve la mettete come vi pare,
vi concede tutto, e i controlli sono staccati, vi concede tutto, la corsa del pedale ok, non troppo lunga, mi piace, signori, mi piace. Prima Matteo è venuto su a cannone, ma l'avete visto? Guardate come potete giocare con il culo. E poi non c'è il turbo lag, zero, perché ripeto, turbina piccola. Il sistema ibrido che vi dà potenza subito. Bella, 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 bella. Non vi aspettate un milione di cavalli, però vi divertite. Strade di montagna così, vi divertite come pazzi. Ti è piaciuta? Sì, devo dire che è una macchina molto divertente, ragazzi, interessante, da valutare. Sì, nelle mie zone purtroppo queste non ce ne sono, sono 500 Abarth. E infatti, ecco, quando me l'hai proposto sono stato subito... curioso. Conte- sì, curioso di provarla, anche perché il motore 1.4 ci sta un bel assetto. Poi sappiamo che questi giapponesi... ci hanno sempre l'asso nella manica, sì, no? Sì, in Giappone c'è sempre qualcosa. Tra l'altro sento un caldino, sì, sotto il culo. L'ho trovato prima. Con stanno, questo freddo. Ci stanno i tastini. Bella, no? Per scaldarla, è tanta roba. Veramente sono tanta roba. Sono contento, Manu, che hai portato una hot hatch sul canale di un segmento leggermente inferiore a quello che siamo abituati a portare, però ci sta. Ti voglio proporre più cose così. E sì, spero tanto, ragazzi, che questo video sia piaciuto. Noi ce la mettiamo sempre tutta. Allora, se vi è piaciuto, lasciateci un like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto cosa ne pensate. Fammi sentire una prima, dai. Vuoi provarla? Sì, però vai, Ok. Oh. Nothing ever stopped me.